Carissimo studente, prima di cominciare questa scuola biblica, voglio lasciarti qualche consiglio pratico che ti può aiutare a ottenere il massimo di tutti questi studi. Per prima cosa, prendi appunti, prendi un quaderno, fai il tuo diario spirituale, prendi una penna e scrive uno dopo l'altro i passi biblici che saranno letti in questa introduzione, nell'introduzione di ogni lezione. Una volta che hai finito di scrivere i passi biblici, meditali. Perché la meditazione produce rivelazione ed è la rivelazione che trasforma la tua vita. Quando hai finito di scriverli, allora, solo allora, ascolta i CD, ascolta la lezione. Ti consiglio anche di ascoltarli più di una volta ogni lezione, perché questi CD nascono dalla rivelazione dello Spirito per mezzo della parola di Dio. E dal momento che lo stesso Spirito dimora in te, lo Spirito Santo ti porterà altre rivelazioni. Scriveli tutti nel tuo diario spirituale. Ti ricordo che la parola può portare 30, 60 o 100. La parola può portare 30, 60 o 100. Ora, e non dipende dalla parola, dipende dal terreno. Se il terreno è buono e tu hai preparato il tuo cuore, tu prenderai il 100 di questi studi. Bene, facciamo una preghiera insieme. Padre, nel nome di Gesù Cristo, noi abbiamo fatto la nostra parte in ubbidienza alla parola che mi hai dato e abbiamo messo insieme tutto questo materiale. Adesso, Spirito Santo, a quelle persone che tu porterai questi CD, ti chiedo di aprire la loro mente perché possano comprendere le scritture, dargli altre rivelazioni, che possano comprendere e conoscere la grandezza e il potenziale che hai messo dentro di ognuno dei tuoi figli. Che quel uomo e donna di Dio che sono dentro, nascosti, possa venire alla luce e che siano strumenti e collaboratori di te per cambiare la loro vita, per cambiare la loro famiglia, la loro città e questa nazione per la tua gloria, Signore. Io ti ringrazio, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Voglio parlare di Giona, della vita di Giona. E Giona è un uomo di Dio, ma è un uomo di Dio non molto a posto con Dio. Ci sono personaggi nella Bibbia che io non riesco a capire, ma che riflettono la bontà di Dio, come Sansone. Sansone era un egocentrico che ha fatto sempre quello che ha voluto e l'unzione di Dio è stata, e la misericordia di Dio è stata lì sopra la sua vita, anche se lui ha voluto fare sempre quello che lui ha voluto fare. Beh, così è stata la fine che ha avuto. Ma comunque Dio non ha tolto l'unzione, anche quando è andato con prostitute, quando ha fatto di tutti i colori. E la misericordia di Dio era lì. Ora, quando tu hai, devi comprendere questo, quando tu hai una chiamata di Dio, c'è un'unzione su di te e quell'unzione, in quell'unzione sacerdotale c'è una protezione sulla tua vita. E per quello accettare la chiamata di Dio è una sfida. È una sfida con tanti benefici, ma con tanti rischi, nel senso che quanto più Dio ti dà, più Dio domanda. E questo messaggio di questa mattina è per le persone con una chiamata. La chiamata di Dio non è un lavoro. Ma se lo possiamo paragonare con un lavoro, è il miglior lavoro che esiste su questa terra. Servire Dio è meglio di essere il presidente di una nazione. Servire Dio e ministrare i figli di Dio è un privilegio così grande che porta così tante ricompense. Perché Dio ama tantissimo i suoi ministri. Dio ama tutti, ma diciamo che ha un qualcosa speciale per i suoi ministri, perché i ministri, in teoria, sono quelli che devono trasmettere quello che Dio è sulla terra. Ora, noi personalmente, quando tu hai Gesù Cristo nella tua vita, puoi avere direttamente da Lui una relazione personale, una intimità personale dove Dio svela il suo cuore come un padre a un figlio. Ma la Bibbia dice che Lui ha messo cinque ministeri per l'edificazione della Chiesa. E questi cinque ministeri sono persone normali. Come Elia, che era una persona normale, ma pregò un uomo con passioni come le nostre, e per 3 anni non piove sulla terra. Poi pregò di nuovo, Elia pregò di nuovo, e scesa la pioggia sulla terra. Persone semplici che soltanto hanno passione per Dio, persone con difetti e dei problemi, ma con una grande responsabilità davanti a Dio. Ora, Dio ci ha dato un destino a noi. Dio ha messo un destino, tutti abbiamo una chiamata a fare qualcosa. C'è chi ha una chiamata al ministero, sono sempre una minoranza, ma tutti siamo chiamati a qualcosa come parte del corpo di Cristo.
E quella chiamata è sempre grande, sempre ha un destino di abbondanza e prosperità, di vittoria. Non che non ci sono le tempeste, e voglio parlare un po' anche delle tempeste a motivo dei uomini di Dio, questa mattina. Alleluia. Ma comunque, tutti siamo chiamati a raggiungere un obiettivo. E nella misura che tu ti connetti con Dio, tu puoi raggiungere quell'obiettivo. Ora, la prima cosa che devi comprendere è qual è l'obiettivo il quale Dio ti ha dato. E non puoi vivere l'obiettivo se tu vivi nei ricordi. Se passi più tempo a meditare sul passato, sui ricordi, che sul destino o i sogni, c'è un problema. Perché quel guardare sempre verso il dietro non ti permetterà mai di raggiungere il tuo destino. Ora, Dio ci paragona, lo dice nell'Epistola di Giacomo, come delle navi. Noi siamo delle navi. E il timone della nostra vita è la lingua. Quando noi mettiamo in linea la lingua con il destino di Dio, fissando lo sguardo nelle cose di lassù, la nostra vita automaticamente comincia a raggiungere un destino da vincitore. Ma a volte tu devi capire che dentro la nave ci sono persone che vogliono fermare il tuo destino. Dentro la nave ci sono persone che vogliono fermare il tuo destino. Ora, cosa devo fare? Beh, sicuramente una cosa faccio, lascio indietro le cose del passato e guardo quelli che sono davanti, cioè quelli che Dio ha preparato. Ora, le cose del passato devo cancellarle? No! Perché le cose del passato mi servono in momenti del combattimento. Un esempio lo vediamo con Davide. Quando doveva trovarsi con Golia, lui si è ricordato delle vittorie del passato e dice al re Saul, dice io ho sconfitto, Dio mi ha dato la vittoria su un leone e su un orso e questo filisteo non farà la differenza. Nota che lui portava la mente ai ricordi del passato per vedere la vittoria del futuro e diceva e questo farà la stessa fine. Notate come lui utilizzava l'immaginazione in base alle vittorie del passato per poter vedere la vittoria del futuro. Mi segui? Ma se io vivo sempre nel passato ricordando vittorie o sconfitte, peggio ancora del passato, non potrò mai vedere verso il futuro. Il futuro viene in linea con la parola di Dio, è il porto che devo raggiungere. Ora, a volte stai facendo le cose bene, ma dentro la nave, in fondo alla tua nave, c'è qualcosa che deve essere buttato fuori, che sta fermando il tuo destino. E perché dico questo? Perché ultimamente stavo pregando e dicendo, Signore, mi sembra che, non che siamo in una tempesta, ne abbiamo passato di tempesta, ma ci ridiamo sopra, perché questa casa è ferma sulla parola di Dio. Ma quando ci sono delle tempeste, mi piace considerare. La prima cosa che metto in giudizio è la mia vita. Non per dire, oh, dove peccato, perché so che il Signore ha cancellato tutti i nostri peccati. Quando tu hai una rivelazione della giustificazione di Dio, non ti metti a pensare dove hai sbagliato riguardo ai peccati. Perché se no, è tutto basato sui tuoi sbagli, i tuoi sforzi, sulle tue vittorie o le tue sconfitte. Ora, e Signore, dove sto, non sono in sintonia con la tua voce? Questa è la domanda giusta che devi farti. Perché una persona senza rivelazione, di fronte alla tempesta, la prima cosa che fa, qual è? Dove ho peccato. Giusto? Questo sta accadendo perché io ho peccato, ne ho combinato qualcosa. Mi state seguendo? E allora alcune persone mettono a posto la vita in base alle tempeste. Beh, io non devo mettere la vita a posto in base alle tempeste. Io devo mettere la vita a posto perché Dio mi sta parlando. Ora, come Dio funziona in quell'area? Quando tu ricevi Gesù Cristo nella tua vita, l'amore di Dio ti trasforma e la prima cosa che ti fa vedere sono quei peccati grossi. Quelli grossi. Dal tipo, non picchiare più la suocera. Non derubare più le banche. Quei peccati grossi, che sono grossi nella nostra mente, ma in realtà di fronte a Dio peccato è peccato. Ma poi nella misura che tu continui a avvicinarti a Dio, Dio ti fa vedere quelle piccole cose che Lui deve perfezionare. Ora, quando Dio ti fa vedere quelle cose, non entrare in panico, perché la Bibbia dice che in noi non c'è niente di buono. Poi quello, se in noi non c'è niente di buono, perché ti sorprendi quando sbagli? Ora, ma in Cristo è tutta un'altra cosa. Ora, quando Dio mi fa vedere quelle cose da cambiare, cosa devo fare io? Ok, riconoscerle, confessarle e fissare lo sguardo e continuare a camminare. Pronto? Quando il Signore ti fa vedere che c'è qualche area nella tua vita che Lui vuole cambiare, riconoscerle, Signore, questo è un problema che ho nella mia vita, io lo voglio riconoscere, ti chiedo perdono e adesso andiamo avanti.
È una lezione che Dio mi ha dato nella scuola biblica, quando avevo dei problemi con mezzo mondo e dopo che mi hanno sgridato 30.000 volte sono andato a piangere davanti a Dio e ho detto: Signore, ho provato e non sono riuscito ad avere un rapporto tranquillo con nessuno. E Dio mi ha sgridato e mi ha detto: fino a quando continuerai a fissare lo sguardo in te stesso? Togli lo sguardo di te stesso, fissa lo sguardo in me e continua a camminare, perché quando tu cammini fissando lo sguardo in me c'è una trasformazione nella tua vita. Quando tu fissi lo sguardo su di te, quanto bravo sei, quanto sbagli fai, non c'è cambiamento, perché sei tu. Ma quando tu guardi a Dio e continui a camminare, quando tu ti metti a pregare, quando tu dici: Signore, perdonami, ho sbagliato, sono umano, ma tu sei in me, tu mi hai lavato con il tuo sangue, adesso mi alzo e continuo a camminare in questo mondo di peccato, di problemi, di circostanze, di situazioni, e divento un vincitore. Perché? Perché sto fissando lo sguardo in te, colui che crea la fede e la rende perfetta. Ora, il lavoro del diavolo qual è? Farti togliere lo sguardo di lui per guardare te stesso. Cioè, farti togliere lo sguardo di quello che Dio ti dice di fare, per fare quello che tu vuoi. E ora, quando tu togli lo sguardo della parola, la vita che è nella parola e la protezione che è nella parola, fa cortocircuito nella tua vita, e il diavolo ha diritto di toccare la tua vita. Mi stai seguendo? Quando tu togli lo sguardo della giustificazione per fede, il diavolo ha diritto di condannare la tua vita, e per conseguenza quando tu ti vedi con condanna e vivi con condanna, non c'è la vita di Dio che scorre dentro di te, perché la vita di Dio è dentro la parola di Dio. Ma quando io fisso lo sguardo nella parola di Dio e cammino in linea con quella parola di Dio, la vita che è la parola di Dio trasforma la mia vita, e la benedizione di Dio è tutto intorno a me. Mi seguite? La vita di Dio è pratica, non è teoria, non è un rito. Ora, Giona capitolo 1, versetto 1, questo libro si trova nei profeti minori, e che non è abituato a maneggiare la Bibbia ne avrà qualche problemino a trovarlo, a meno che tu vai alla pagina iniziale, guardi in che numero si trova e fai prima. Ma se non lo hai trovato, dopo questo piccolo intervallo, per aiutarti a trovare, se qualcuno non ha portato la Bibbia, condividetela con le persone che sono vicine a voi. Allora, Giona capitolo 1 versetto 1 dice: la parola del Signore fu rivolta a Giona figlio di Amitai in questi termini. Ok, guarda questo: Dio ha parlato all'uomo di Dio, Dio le ha dato un messaggio perché ci sono persone che avevano bisogno di lui. Ora, all'inizio, quando tu sei un credente, Dio ti parla per ministrarti, ma nella misura che tu cresci, Dio ti dà le parole per edificare le altre. Nella misura che tu cresci spiritualmente, perché il bambino spirituale è quello che parlami, voglio io, me come mia figlia, ta, adesso mi fa il trucchetto, fa ta, vuole il succo, le prendo il succo, le lo do e mi fa no. Ma guarda, mia moglie mi dice: io ho già imparato il trucco, tu quando lo vuoi tu prendilo, poi ti prende in giro, ma tu le lasci in qualche posto che lei lo possa prendere. Tu, amore, come sei intelligente, perché io lo lasciavo lì, allora ritornava. Vabbè, comunque questa è storia di papà che presto capirete. Allora, ma quando tu cresci spiritualmente, smetti di essere voglio, e Dio ti utilizza per dare alle altre. E allora tu puoi edificare le altre, tu puoi provvedere ai bisogni delle altre per mezzo della parola di Dio. Perché c'è sempre qualcuno che si troverà in qualche bisogno, Dio conosce il bisogno di quella persona. Ora, cosa fa Dio? Dio ti dà una parola, perché in quella parola c'è la risposta che cambierà la sua vita. Il centurione dice: di soltanto la parola e il mio servo paralitico sarà guarito. Per quello basta una parola di Dio per risolvere il tuo problema. Ma arriva il momento dove Dio guarda delle persone per poter dare una parola e dice: ok, adesso vai, non solo una persona, dice: vai a Ninive, dice: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salito fino a me. Ci sono cose che salgono in cielo, ci sono cose che creano un'atmosfera intorno a te che sale fino al cielo. E nella vita di Cornelio, il centurione, quello che aveva creato un'atmosfera ed era salito fino in cielo erano le sue preghiere, le sue offerte. Alleluia! Le sue preghiere, le sue offerte erano salite
in alto. In questo caso, e qui stiamo parlando di un individuo, in questo caso era tutta una città dove la malvagità e il peccato aveva creato un'atmosfera tutto intorno che era salita davanti a Dio. E Dio, che stava vedendo le conseguenze del peccato che stavano arrivando in quella città, vedendo quei bambini, vedendo quelle madri, quei padri, che forse non c'entravano niente con quello che stava per arrivare. Dio dice a Giona: Giona, vai, lì c'è delle persone che hanno bisogno di conoscermi, che hanno bisogno della mia misericordia, perché tutto quello che tu riceverai da parte da Dio sarà per mezzo di un messaggio e una predica. È il sistema che Dio ha utilizzato. Dalla salvezza alle benedizioni, a ogni cosa che tu riceverai, hai bisogno di un messaggio biblico che crea dentro di te la fede per ricevere quello che Dio ti ha già donato. E notate che cosa fa Giona? È l'uomo di Dio. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Giafà, dove trovò una nave diretta a Tarsis e pagò il prezzo del suo viaggio. Beh, pagò il prezzo. Pagare un prezzo in una nave in quei tempi non era da tutti. E lui aveva il contante per pagare il prezzo, perché non c'erano le carte di credito o gli assegni bancari. Lui aveva dei soldi. È ovvio che se lui stava uscendo dalla presenza di Dio, prima lui era nella presenza di Dio, e dove c'è la presenza di Dio c'è la benedizione di Dio, e la benedizione di Dio arricchisce. Per quello lui aveva il contante per pagare quel viaggio, perché lui camminava nella presenza di Dio, ma a un certo punto lui decide di allontanarsi dalla presenza di Dio. Non di Dio, prestate attenzione, non di Dio, ma della presenza di Dio. I credenti, quando si allontanano, non si allontanano da Dio, si allontanano dalla parola che Dio dà. Giona stava correndo dalla parola che Dio le aveva dato, non da Dio. Pronto? Infatti, poi dice, si imbarcò con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Se era la parola che lui non voleva obbedire, perché si allontanò dalla presenza? Perché dove c'è la presenza c'è la parola di Dio. Perché la benedizione è anche connessa con la parola. Se tu ascolti la mia voce, fai quello che io ti dico. Mi seguite? Ora, lui si allontana dalla presenza perché non voleva obbedire, non voleva. Dio le ha detto, questa è la volontà di Dio per te. E lui non ha voluto. Aveva la chiamata, aveva l'unzione, aveva il messaggio, aveva tutto per avere successo in quella città e poter portare la volontà di Dio su quella città. Ma lui ha detto, no, io voglio seguire la mia propria via. Io voglio essere libero. Io voglio essere indipendente. Io voglio essere obbediente a me stesso. Io non sono sotto nessuno e faccio quello che io voglio. Questa è l'attitudine di Giona. Lui non stava correndo da Dio, lui stava correndo dalla parola che Dio le aveva dato. Lui non voleva udire la parola che Dio le aveva dato. Guarda questo, il versetto 9 dice, quando le chiedono chi tu sei, dice sono ebreo e temo il Signore. Ok, guarda questo, sono ebreo e temo il Signore. Lui non stava scappando da Dio, lui stava scappando della volontà di Dio. Quando una persona si allontana da Dio, si allontana perché c'è qualche parola con la quale non è d'accordo, e se non sono d'accordo, se non siete d'accordo, come potete camminare insieme? Possono due persone camminare insieme se non sono d'accordo? No, io credo in quella persona. Ma io non sono d'accordo con quella persona. E questo qui sale su una nave. Questo figlio di Dio sale su una nave. Paga il suo biglietto e sale su una nave. Queste persone che si trovano nella nave erano delle brave persone. Infatti adesso andremo a vedere. A me quello che mi è dispiaciuto sono queste povere persone. Alla fine è andato bene a queste persone, perché hanno conosciuto il vero Dio, grazie a tutto questo. Ma questo qui, questo che si stava allontanando della volontà di Dio per fare quello che lui voleva, non si stava allontanando da Dio, prestate attenzione, si stava allontanando di quello che Dio le aveva detto di fare. E questo qui sale e dice, il Signore scatenò un gran vento, versetto 4, sul mare. Ok, dovete capire questo, per comprendere l'Antico Testamento
C'è una grande differenza tra il nuovo e l'antico. Alcuni leggono l'antico e dicono, beh, Dio era cattivo nell'antico, nel nuovo sembra tutto un altro. No, Dio è sempre lo stesso. È che la dispensazione era diversa. Nell'Antico Testamento Satana non era sconfitto. Nell'Antico Testamento non c'è neanche raccontata neanche una liberazione di un posseduto. Perché? Perché Satana ancora non era sconfitto. E allora tutto quello che Satana faceva veniva giudicato a Dio. E non aveva neanche senso che Dio spiegasse come veramente stavano le cose, perché non avevano neanche gli strumenti per vincere. Tutto era basato su venite sotto le mie ali. Vi ricordate quando Gesù arriva su Gerusalemme, piange e dice, oh Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto raccogliervi sotto le mie ali, ma non avete voluto, perché non ho avuto riconosciuto il giorno della vostra pace, tutte queste disgrazie cadranno su di voi. Allora, l'Antico Testamento era, se tu vieni sotto la mia legge, c'è una protezione. Nel Nuovo è per fede, per mezzo della potenza di Dio, io ho una protezione intorno a me. Ora, qui in realtà chi è venuto a rubare, uccidere e distruggere? Quando Satana manda questo vento dal deserto sulle mura delle case dei figli di Giove, che vengono abbattute e muoiono tutti. Giove cosa dice? Dio ha dato, Dio ha tolto. Perché Giove non aveva una rivelazione di quello che stava accadendo veramente lì. Ma chi aveva mandato quel vento? Dio o il diavolo? Ok, adesso alla luce del Nuovo Testamento noi comprendiamo molte cose. Chi è venuto a rubare, uccidere e distruggere è il diavolo. E l'opera perfetta che fa il diavolo è questa. Lui distrugge nella vita delle persone e poi fa credere alle persone che il responsabile è Dio. Quando dire alla persona che tutto il tempo era lì chiamandoti per cercare di aiutarti e evitare tutte le disgrazie che sono arrivate nella tua vita a motivo del diavolo. E in questo caso si scatena questa tempesta e dice, e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. I marinai ne ebbero paura, invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono al mare il carico di bordo per alleggerare la nave. Giona invece era sceso in fondo alla nave, si era caricato e dormiva profondamente. Ok, guarda questo personaggio. Queste persone invocavano il proprio Dio, sono come molti credenti di oggi. Forse tu hai il vero Dio, ma di fronte alla tempesta che cosa fai? Molti invocano, oh Dio aiutami, e cerca con i loro sforzi, oh Dio aiutami, di risolvere il problema. E non c'è nessuna differenza se tu credi in Dio o no, perché tutti cercano di risolvere con i loro sforzi i propri problemi. Ora, Dio aiutami, Signore, dimmi cosa fare. Ora, loro stavano cercando il Dio sbagliato. E non c'era risposta. E guarda questo, cominciano a buttare le cose preziose, il loro lavoro. Loro vivevano di quello. Loro cominciano a buttare tutto quello che aveva costato il lavoro, lo sforzo. E il colpevole di tutto questo chi era? Chi era? E Giona cosa faceva? Io a volte rimango sorpreso delle persone che Dio chiama, dell'integrità di alcuni figli di Dio o cosiddetti uomini di Dio, che Dio chiama, deposito un mantello in unzione e si comportano senza interessare assolutamente niente di quello che è nella nave. Io sono un pastore molto protettivo, molto. Io sono un marito molto protettivo, sono un padre molto protettivo. Sono un pastore molto protettivo. Guai a chi tocca i miei pastori, che sono i suoi. Guai a chi tocca i leader. Gesù era molto protettivo. Ora, io sono una persona protettiva. E Dio ci ha dato una parola qui nella Chiesa. Dio ci ha detto, voglio che tu edifichi una Chiesa. Tu edificherai, non voglio, tu edificherai una chiesa di persone che si sono convertite, che sono venute a Cristo per mezzo della parola di Dio. Dio mi ha detto non accettare fratelli di altre chiese. Ora, che cosa vuol dire fratelli di altre chiese? Perché ci sono persone che sono qui per la prima volta, a volte non capiscono questi concetti. Se tu hai già conosciuto il Signore, hai avuto un incontro con Dio, Dio ha trasformato la tua vita e tu sei già piantato in una chiesa e sei venuto a trovarci, beh, riguardo a te, Dio mi dice di dirti di rimanere nella tua chiesa, perché a volte ci sono persone che dicono, ah, che bella parola, mi sento nutrito spiritualmente, io voglio essere parte di quella chiesa. Ma tutti abbiamo una chiesa nella cui Dio ti ha piantato.
E se tu in ribellione lasci la chiesa che Dio ti ha piantato e vieni alla mia chiesa, tu sei un Giona. Pronto? E questa è una nave. E io sono il capitano. E io sono molto geloso delle anime che Dio ha portato in questa chiesa. E se tu mi vieni con ribellione di un'altra chiesa, non se tu non conosci il Signore, ai pastore io sono un peccatore, tu non sai cosa ho combinato, benvenuto. Questa è la casa dove Dio ti aspetta con le braccia aperte per trasformare la tua vita, per darti un cuore nuovo, per benedirti, per farti vedere che Dio non è arrabbiato, che il tempo di sbagliare nella vita è finito e che adesso con Dio tu puoi cominciare a fare le cose bene. Ma se tu hai già un tuo pastore che ti cura e che ti segue, a meno che sia una persona che Dio ha portato, quando c'è una persona che Dio ha portato, che sono pochi i casi, ora benvenuto, perché so che sono persone che saranno di benedizione a tutti i membri di questa chiesa. Come nel caso di Abramo, Samuele e tutta la loro famiglia, che benedizione sono a questa chiesa? Ditemi voi. Forse alcuni di voi non lo sapete, ma veramente Dio li sta utilizzando per benedire tutta questa chiesa. Diamo un applauso a loro. E Dio porta altri guerrieri all'esercito di Dio. Ma quando si tratta di persone di altre chiese, generalmente le persone di altre chiese vengono perché hanno litigato con il loro pastore. E se tu hai litigato con il tuo pastore, niente mi garantisce che non litigherai con me o con alcuni dei membri di questa chiesa. E come io sono geloso e so che un po' di lievito può far lievitare tutta la pasta, quando ci sono persone che vengono da altre chiese, gentilmente le diciamo: guarda, è meglio che tu torni alla tua chiesa. E se veramente è Dio che ti porta, vieni con la benedizione del tuo pastore. Vieni con una lettera che dice: guarda, io veramente come pastore riconosco che questa persona è di benedizione e sente la chiamata per andare a quest'altra chiesa. Vai. Oggi mi ha chiamato un pastore della Sicilia, perché la figlia studia qui. E io lo capisco perché anch'io sono papà. E se mia figlia deve andare a qualche chiesa, io voglio che sia una chiesa buona e sana. Amen? Allora, ed è un privilegio essere figli dei pastori. È un privilegio. A volte non tutti i figli di pastori dicono, non è il tuo caso, gloria a Dio, lo vedono nella tua vita, tu sei una donna con una chiamata di Dio, ma a volte i figli di pastori sono i più ribelli. Perché? Perché li mettono addosso il peso del ministero. Ma tu non ti puoi comportare così perché tu sei il figlio del pastore. Guarda, se io becco qualcuno dire a mia figlia una cosa del genere, a Giona lo hanno buttato fuori della barca. Io ti butto dal ponte. Perché mia figlia sbaglierà, io vorrei che non sbagli mai. Ma potrei sbagliare, ma non perché la figlia del pastore, demino tutti. Guarda che non ti becchi io. Perché io giocavo rugby in passato. Non so se hai mai sentito parlare del famoso placaggio alle caviglie. No, scherzo. Allora, e come mai sono finito con tuo padre? Stavo parlando che io sono molto protettivo e mi è venuto, mentre parlavo con Giuseppe, è un padre premuroso e lodevole, gloria a Dio. È fenomenale avere dei padri che si preoccupano per i loro figli. I miei non erano così. Io mi ricordo, uscivo dalla scuola, dovevo prendere l'autobus per tornare a casa e vedere tutti i genitori dei miei amici che venivano a prenderli, loro che correvano tutti contenti, io che dovevo con il zainetto prendere l'autobus. Una volta ho preso l'autobus per l'altra parte, passavo e detto: oh guarda, passa di qui, sono salito, me lo sono preso dall'altra parte. Ora, a Buenos Aires, tu fai dal centro, tu fai 20 km ovunque e ancora centro. E allora passa un'ora, due ore, tre ore, io ero ancora su questo. Quando arrivo a casa? Erano solo 5 minuti. E gli chiedo all'autista, dico: oh, e devi aspettare che arriviamo al terminal e poi torniamo indietro. E quando sono arrivato, oh mamma, ho preso sbagliato, come mai, passami l'autista, mi raccomando, me lo metto, me lo lasci, ok. Io in lacrime sono arrivato, quando sono arrivato a casa mi aspettavo un abbraccio di mia madre che mi dicesse: quanto ero preoccupato per te figlio mio, quanto mi sei mancato, mai più fare una cosa del genere. Cioè, ho aperto la porta, io volevo correre nei bracci e mi diceva: ignorante imbecille. Cioè, già abbastanza avevo sofferto tutto il viaggio,
per trovare mia madre che mi dava una mazzata in testa perché avevo sbagliato. Meno male che il padre del figlio del prodigo non era così. Immaginate se il figlio del prodigo, dopo che aveva capito quanto era sbagliato, che era lì a cercare di mangiare quello che i maiali mangiavano, torna a casa e il padre dice: ah, sei tornato, miserabile, eh? Adesso vai alla tua stanza e non mangi niente, così impari, perché io voglio essere convinto che tu hai imparato. E il fratello: sì, sì. Quando qualcuno ha capito che ha sbagliato, è punto. Quando tu chiedi perdono a Dio, cosa fa Dio? Quando un peccatore dice: Signore, ho capito che ho sbagliato, perdonami, cosa fa Dio? Cosa fanno gli angeli? Cosa fanno? Cosa fanno gli angeli? Cosa fanno gli angeli? Fanno festa. Quando qualcuno ha riconosciuto che ha peccato, Dio fa festa. Quando il figlio del prodigo corre, torna dicendo: adesso arrivo, neanche guardando negli occhi dico: guarda, ho sbagliato, ho peccato contro il cielo, ho peccato contro te. Già aveva tutto il discorso fatto, e il padre non lo lascia neanche parlare, corre, lo bacia, lo strabacia e fa festa. Quando una persona ti dice: mi dispiace, come agisci tu? Quando tuo figlio verrà e ti dirà: I'm sorry, mamma, sette al giorno. E guarda che neanche quando ero nella scuola biblica sono riuscito a passare le 70 volte sette al giorno. E guarda che ero: mi spiace. E arrivava un punto dove dicevano: basta, non dire più mi dispiace. E allora Gesù Cristo ha detto 70 volte sette. Comunque, al di là di questo, sono un pastore molto protettivo e ci tengo molto alle anime che arrivano qui. Perché? Perché ci sono persone, la Bibbia dice: state attenti ai lupi con vesti di pecore. Allora, quando uno parla dei lupi con vesti di pecore, dove si trovano i lupi con vesti di pecore? Non dice: state attenti ai pastori con vesti di pecore. Dice: state attenti ai lupi con vesti di pecore. Vuol dire che nella Chiesa si possono infiltrare alcuni lupi che sembrano pecore del Signore, ma non lo sono. E il buon pastore cosa deve fare? Cosa deve fare? Con l'occhio vedere chi è un lupo e chi è una pecora. Perché le pecore a volte non si rendono conto che la persona che è seduta a fianco a te qui non c'è nessun lupo, ve lo posso garantire. Forse qualcuno si sente un lupo, ma non lo sei. Non lo sei. Pensavo che mi aveva scoperto. Allora, la Bibbia dice, eravamo dove? Giona dormiva profondamente, ciò non gli interessava niente, che quella nave stava perdendo tutto il lavoro, che quei marinai stavano perdendo assolutamente tutto, e nella sua ribellione a non far la volontà di Dio, che era già prestabilita, questa è la volontà di Dio per la tua vita. No, io non vado lì. Io credo in te, io l'ho chiamata, ma io non voglio ubbidire, perché qualunque sia il motivo non mi interessa. Aveva Giona delle buone ragioni per non ubbidire? Certo che aveva delle buone ragioni. I ninivita avevano ucciso il popolo di Dio. I soldati ninivita avevano massacrato il popolo di Israele. E se quello era accaduto era motivo del peccato del popolo di Israele. Ma al di là di quello, la brutalità dei niniviti è famosa nelle storie. Loro aprivano il grembo delle donne incinta. La cattiveria che aveva quel popolo era famosa. E probabilmente, la Bibbia non lo dice, questo era il motivo. Forse qualche parente era morto a motivo di quelli lì. Ma questo non ferma il fatto che lui era un ribelle. Non c'è la ribellione buona e la ribellione cattiva. C'è soltanto la ribellione. Punto.
Non c'è il peccato con i buoni motivi. O io ho peccato perché, sai, io... datemi un esempio, voi che siete più abituati con il peccato. Scherzo. Chi non pecca? Chi dice che non pecca un bugiardo, dice la Bibbia. Solo uno è perfetto. E quello è Dio. No, perché alcuni pensano, ah beh, quello è il pastore. No, no, io so che a volte sembro, ma non lo sono. Ok, allora dice. Allora, e lui dormiva. Il capitano gli si avvicina e dice, che fai qui? Dormi? Alzati, invoca il tuo Dio. Forse egli si darà pensiero di noi e non periremo. Poi dissero l'uno all'altro, venite, tiriamo sorte e sapremo per causa di chi ci capita questa disgrazia. Tirarono la sorte e la sorte cade su Giona. Allora le dissero, spiegaci dunque... Per causa di chi ci capita questa disgrazia? Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni? Egli rispose a loro, sono ebreo e temo a Dio, Dio dei cieli, che ha fatto il mare e la terra ferma. Allora quegli uomini furono presi di grande spavento e gli domandarono, perché hai fatto questo? Quegli uomini infatti sapevano che egli fuggiva lontano dalla presenza di Dio, perché egli li aveva messi al corrente della cosa. Ok, questo ha comprato il biglietto, ha detto, guarda, io sono un credente, sto scappando, Dio mi ha detto di fare un qualcosa, Dio mi ha dato, io sto scappando della volontà di Dio. E loro hanno detto, ma sì, vabbè, sali, hai soldi? Se hai soldi, paga il biglietto e siamo a posto. Poi quello che tu fai con il tuo Dio, molti pastori ricevono delle persone in chiesa. Dai l'offerta? Vuoi dare l'offerta? Vieni, questa è casa tua. E molti pastori ricevono chiunque nella loro chiesa. Ora la chiesa è aperta, ascoltate, non voglio che mi capite male, perché ci sono, il diavolo ci mette poco a mettere qualche pensiero sbagliato per farti capire male, offenderti. Oh, io me ne vado. No, no, questa è la casa di Dio. E questa, come casa di Dio, le porte sono aperte. Io sto parlando qui di persone che già conoscono il Signore, di persone che già hanno una chiesa e che vengono da un'altra chiesa. E non in tutte le chiese c'è una sana dottrina. Non in tutte le chiese insegnano le cose giuste. E ricordati che un po' di lievito lievita tutta la pasta. Ora, Giona era un uomo di Dio. E a motivo della sua ribellione saluto su una barca. E quella barca ha cominciato a avere dei problemi, addirittura stava per affondare. E Giona, la cosa tremenda e la cosa che più mi fa male, è che a Giona di quella barca non gli interessava assolutamente niente. E quei marinai erano brave persone. Perché anche se hanno saputo che il motivo di tutta quella disgrazia era la ribellione di quell'uomo di Dio... Guarda cosa fanno. Dice, poi gli dissero, che dobbiamo fare perché il mare si calmi per noi? Il mare infatti si faceva sempre più tempestoso. E gli rispose, prendetemi e gettatemi in mare e il mare si calmerà per voi, perché io so che questa gran tempesta vi piomba addosso per causa mia. Lui sapeva che tutta quella disgrazia che stava accadendo in quella barca era motivo di una sola persona. Una sola persona. E al posto di dire, ragazzi, scusatemi, tolgo il disturbo e mi butto fuori, lui rimane dentro, dice, buttatemi, cioè, se affonda la nave, a me non mi interessa. La risposta è che io esca da qui, ma io non me ne vado, dovete buttarmi voi di qui. E notate come reagiscono i marinai. Tuttavia, quegli uomini remavano con forza per raggiungere la riva, ma non riuscivano perché il mare si faceva sempre più tempestoso e minaccioso. Guarda questo, loro non volevano buttare in acqua quella persona. Anche se non conoscevano il vero Dio, c'era un'integrità dentro di loro. C'era un'integrità dentro di loro. Ora, ascolta, se Dio mi disse una... Io mi chiedo, ma se Dio mi disse una rivelazione che c'è qualche persona qui dentro e a motivo di quella persona noi non stiamo raggiungendo un obiettivo o c'è in pericolo la vita di qualche membro,
Io ci metto poco a chiamarlo al mio ufficio e dirle: senti, qui c'è qualcosa che non va. Vuoi sistemare la tua vita? O no? Perché se non vuoi sistemare la tua vita, è buono che tu prenda un'altra strada. Se tu vuoi tenere uno spirito di ribellione addosso, perché contaminare il popolo di Dio? Ora, attenzione, la luce e le tenebre non combattono tra di loro. Ascoltami, non è che perché c'è una persona che è ribelle o che fa quello che fa vicino a te, io entro in panico. E qualcuno mi può dire, ma questo è a motivo di un uomo di Dio, può accadere anche se tu non sei un ministro. E ve lo farò vedere con la Bibbia, ma andiamo avanti. Dice, allora gridarono al Signore e dissero: Signore, non lasciarci perire per risparmiare la vita di questo uomo e non accusarci del sangue innocente, perché tu, Signore, hai fatto come ti è piaciuto. Poi presero Giona e lo gettarono nel mare e la furia del mare si calmò. E che cosa accade? Beh, conosciamo la storia. Viene un pesce, whoop, e se lo mangia. Ma neanche il pesce ce riusciva, lo ha vomitato. Le è venuto il vomito al pesce per aver preso una cosa del genere. E il pesce, la barca rappresenta la Chiesa, il pesce cosa rappresenta? Io ti farò pescatore di? Quel pesce cosa rappresentava? Io non voglio essere nella ditta che prenderà per far lavorare un personaggio del genere. Comunque, anche se tu non sei un ministro, questo può avere una ripercussione nella tua famiglia, nella chiesa, nelle persone intorno a te. Concludo con questo. Giosuè, capitolo 7, versetto 6. Vi dico qual è il contesto. Il contesto è questo. Giosuè passa il Giordano, deve passare il tempo nel deserto, tutti i credenti passano per un tempo nel deserto. Il tempo nel deserto è il tempo dove Dio ti fa vedere che è Dio, dove comincia a vedere i miracoli, dove Dio ti fa vedere che in maniera soprannaturale può provvedere i tuoi bisogni. Ma poi devi entrare nella terra promessa. Qual è la terra promessa? È quel luogo spirituale dove tutto comincia ad andare bene, dove la benedizione di Dio comincia a manifestarsi nella tua vita, dove tu cominci a mangiare del frutto per il cui non hai lavorato, abiti nelle case che tu non hai costruito, e spiritualmente parlando sono tutte queste benedizioni, le porte si aprono, la prosperità ti accompagna, dove vai hai il favore di Dio, va sempre bene, anche se la nazione è in crisi, a te va bene, perché sei entrato in quella terra promessa spirituale, e tutti ce l'abbiamo. Ora, che tu entri o no viene determinato da te. Quanto tempo tu dimori nel deserto spirituale dipende da te. Nel deserto spirituale non tutto va bene, nel deserto spirituale non c'è l'abbondanza, nel deserto spirituale arrivi a fine mese con le unghie, nel deserto spirituale tu devi lavorare con il sudore della fronte, devi affaticarti, le cose non sempre vanno bene, ma per entrare nella terra promessa c'è un fiume spirituale che tu devi passare, e si passa per fede. Quando tu hai imparato a vivere per fede è arrivato il tempo dove tu dici: ok, adesso è arrivato il mio tempo. Ora, loro entrano, hanno la prima vittoria, e nella seconda, il secondo combattimento contro la città di Hai, vengono sconfitti. E quando vengono sconfitti, il loro cuore viene a pezzi, perché Dio gli ha detto: voi andate, io lotterò con voi, e la vittoria sarà con voi. Erano già nella terra promessa, e loro cosa succede? Nel versetto 7, capitolo 6, dopo che 35 persone erano morti, 36 persone sono morte a motivo di quella sconfitta. Cioè vuol dire che 35 mogli e 36 mogli non avevano più un marito. Vuol dire che un sacco di bambini non avevano più un papà. E quando torna Giosuè, il versetto 6 dice: Giosuè si stracciò le vesti e si gettò con il viso a terra davanti all'arca del Signore. Stette così fino alla sera, egli con gli anziani di Israele, e si gettò della polvere sul capo. Il versetto 10 dice: il Signore disse a Giosuè: alzati, perché te ne stai così postrato con la faccia a terra? Israele ha peccato, essi hanno trasgredito il patto che avevo loro comandato di osservare, hanno perfino preso dell'interdetto, lo hanno rubato, hanno mentito e lo hanno messo fra i loro oggetti. E poi la fine la conosciamo. Lanciano la sorte anche lì, viene fuori quello che aveva derubato, quello viene ucciso, viene tagliato fuori,
E allora la vittoria comincia a fluire di nuovo. Allora la domanda è: chi c'è nella tua barca? Chi c'è nella tua vita che sta fermando il tuo futuro? Perché se tu non sei a pesare nelle cose del passato, perché molto, molto spesso non riusciamo a vincere o a arrivare al futuro perché abbiamo la mente spesso nelle cose del passato. Ora, questa è una barca. Gesù Cristo stesso è salito su una barca e si è messo a dormire. E una tempesta si è innalzata. Io penso che la tempesta si è innalzata a motivo di Giuda, che stava derubando i soldi e le offerte che venivano messe in chiesa. Ma come vi ho detto prima, la luce e le tenebre non combattono. Il capitano di quella barca, nel caso di Giona, non conosceva Dio. Il capitano di questa barca conosce a Dio. I capitani di questa barca conoscono a Dio. E se tu sei in una ditta, se tu sei un padre di famiglia, se tu sei un credente, tu sei il capitano della tua barca. Ma la domanda è: chi è in quella barca che sta fermando il tuo destino? A chi sei connesso che sta bloccando la benedizione di Dio nella tua vita? E quasi sempre la fonte del problema è una persona che della barca non interessa niente. Come sapere chi è la persona? È quella persona che della barca non interessa niente. Nella tua vita, uno, chi è il capitano? Perché Giacomo ci ha detto, come ha detto all'inizio, paragona la nostra vita come una nave. E se tu sei connesso con Dio, Dio è il tuo capitano. Ma dall'altra parte, chi è dentro la tua barca? Chi è dentro la tua barca? Perché ci sono persone dentro la barca che possono creare dei danni. Cosa fare se nel mio lavoro, se nella mia famiglia, se nella mia chiesa ci sono persone che veramente della barca non interessa assolutamente niente, che sono nella barca per uno scopo personale? Io sono qui perché mi fa bene. In realtà di questa barca non mi interessa molto. Sono qui perché ottengo dei benefici. Sono qui perché mi serve momentaneamente per uno scopo personale. Cosa fare? Cosa fare di fronte a quella situazione? Come agire? Devo cacciarlo fuori? Devo lanciarlo dalla borda a quella persona? No, sai di che cosa hai bisogno? Di lasciare che Gesù calmi quella tempesta. E di lasciare che Dio sia Lui a sistemare le cose. Perché se tu cerchi di farlo nella carne e con la tua abilità, puoi rovinare la tua vita, puoi strappare quello che sembra una cizzania, ma in realtà non lo è. Quando il nemico ha seminato della cizzania nel terreno e vengono e gli dicono: Signore, il nemico ha seminato della cizzania, vuoi che la strappiamo? E dice: no, lasciatela crescere insieme. Lasciatela crescere insieme. E poi quando arriverà il tempo, sarà tolta. Ora, io come pastore cosa faccio? Beh, io veglio, perché finché veglio la cizzania qui non entra. Finché veglio, finché vegliamo come gruppo pastorale, perché solo la cizzania è stata seminata quando dormivano. Ma se io ho una vita, ma se io ho una famiglia e vedo che le cose non stanno andando bene, vedo che c'è una tempesta, vedo che c'è... Cosa devo fare? È tempo di svegliare al Signore. È tempo di risvegliarsi spiritualmente. Perché a volte Gesù Cristo dorme dentro di te. Dorme nel senso che ti sei addormentato spiritualmente. È tempo di risvegliarsi. Se tu non conosci Gesù Cristo, voglio concludere con questo. Se tu non conosci Gesù Cristo e vuoi avere un incontro con Dio, vuoi che Gesù Cristo divenga il capitano della tua nave, il capitano della tua vita. Se tu senti che la tua vita è come una nave e non sta andando da nessuna parte,
Se tu senti che non hai un destino, o sai che hai un destino, ci sono persone qui che quando ho parlato di meditare più il passato che il futuro, ti sei identificato. Hai sentito, questo sono io. Beh, lascia che ti dica, quello è lo Spirito Santo che ti sta parlando e che ti sta dicendo, è tempo di lasciare indietro le cose del passato. È tempo di cominciare a fissare lo sguardo in quello che Dio ha promesso per la tua vita. C'è un futuro e un destino che Dio ha preparato per te. Ci sono altre persone che si sono identificate nella tempesta, ma ancora tu non capisci il perché tu stai passando tutto quello che stai passando. Non è una persona. E tu sai se questo messaggio è per te. Non è una persona. E che sei lontano da Dio. E Dio ti sta chiamando. E ti dice, venite a me quelli che siete travagliati e faticati, e io vi darò riposo. Una parola, sia la calma. E la tua vita comincerà a trovare la stabilità. Se tu sei un responsabile, un leader di questa chiesa, e veramente ti sei reso conto che hai perso la passione per la nave, che fai le cose perché devi farle, che prima quando c'era qualcosa da fare lo facevi con passione e non vedevi l'ora, ma adesso quando c'è qualcosa da fare lo vivi come un peso perché il Signore si è addormentato dentro di te. È tempo di svegliarci. Alleluia, chiudiamo gli occhi. Se tu senti che Gesù Cristo sta bussando alla porta della tua vita, se sei in mezzo a una tempesta e non sai cosa fare, hai già lanciato fuori tante cose, non vuoi sbagliare più, ti sforzi per non sbagliare, ma a volte continui a sbagliare, rimpiangi le sbagli del passato, e desideri che forse questa volta sia quella volta buona, ma dentro di te tu non hai certezze. Oh, sento come lo Spirito Santo sta parlando personalmente a qualcuno qui dentro. Dio ti sta dicendo, figlio mio, figlia mia, se tu confidi in me, questa è la volta buona. Io ti darò quello che non hai avuto nell'infanzia, quello che i tuoi non ti hanno dato, quello che fino adesso non hai sperimentato, quello che hai visto in altri. Hai desiderato, ma non ti sei sentito degno. Dio ti dice, in questa mattina, io voglio darti il desiderio del tuo cuore. Se soltanto vieni tra le mie braccia e cominci a ascoltare la mia voce, dice il Signore. Uomini di Dio, lezione numero 3. Giona nella nave. Scrivi e medita i seguenti passi biblici. Giona, capitolo 1, versetti dall'1 al 16. Giosuè, capitolo 7, versetti dal 2 al 10. Ora rispondi alle seguenti domande. Per quale motivo Giona non voleva andare a Ninive? Che tipo di ministro era Giona? In che cosa consisteva la ribellione di Giona? Quali sono i risultati della ribellione?
come il peccato di uno può avere un effetto negativo in tutto il popolo.